mi piace. Bravo, bravo. Degenerati mi piace. Seconda parte della terza puntata di Temptation Island. Metto le mani avanti. Questa è l'ultima puntata prima della nostra partenza per il Canada. Sì. Quindi ci rivediamo tra due settimane. Continueremo tra due settimane. Esatto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale vlog, perché lì facciamo uscire tutti i vlog del nostro viaggio in Canada. Eravamo rimasti che Mafalda doveva andare a vedere l'ennesimo pinnetto di Guglielmo. Tu ci avresti mai a Milano? Dai, ma perché? Ma questi hanno una storia, basta. Raga, ma evitatela a Milano, davvero. Tu eri scioccato da Milano, non da loro due. Ma gli stavo offrendo un lavoro. Ma seguite, cazzo! Ma che cazzi loro si fanno, incredibile. Tipo, cambiare vita e iniziare anche nella moda. Ma che cazzo di modello deve fare? Ma già l'ho capito da un pezzo che resta in realtà mi sto stretto. Non ho capito. Delle vampate. Sta vai qualche giorno da me. Se non mi sfasci casa, se no ti butto al barcone. Ma casa direttamente, pure. Vabbè. Mi sa che lui lo butta un'altra parte, però. Ci ho messo veramente tanto a essere indipendente. Per avere questo stile di vita. Per essere indipendente. Per essere la persona che sono adesso. Sei una tentatrice a Temptation Island. Ma non lo so. Poi potete condire queste cose con una persona che dico, ne vale la pena. Vicino. Lui è stordito. Lui è stordito, bravo. Da queste parole ne avrà capite la metà. Tutto il sangue confluito da un'altra parte. Mi sono fermato a prendere due rose così e le ho portate. Sì, per strada, da Rosario. Chi non ha mai. Attenzione, lei non l'ha mai ricevuta. Ma cavallo, il va. Cavallo. Piacerebbe un sacco. Cavallo. Ti piace il cavallo? Lo so che ti piace. Usaccio. Guarda dietro come se la rido. Sì, parla proprio di fottere. Non ho capito. Stanno progettando un'esterna. Sì. Ti faccio vedere io che ti combino il falò. Ancora! Ma tre volte l'ha detto! Vabbè, ma è la stagione delle ripetizioni. Ripetizioni. Non so più parlare. Non credo che a lui interessi. Ti cerca in, ti faccio vedere. Cavallo, non fate vedere il cavallo, tutte e due. Su tutte e due, qualche dubbio sulla sua umbricità ce l'avrei. Uscita una soppressata da Madonna. Cioè, sono frasi che trasudano unduia dappertutto. Cioè, veramente. Ma è possibile che sia così degli imbecilli? Ci sta sempre bene. E qui non ha visto mai vita fuori. Tu fazzi dire che non combina quello. La piccia fuck. Io mi dissocio completamente. Raga, questa è una cosa veramente brutta. Io mi dissocio, sono cose da non dire, soprattutto in televisione, visti i tempi che corrono, visto che ce n'è uno al giorno praticamente. Sì. Io condannerei fortemente questa frase. Sì. Anche se la dici per scherzo. No, ma non vanno dette, punto. Sì, non voglio fare sempre quello che dice, però se l'avesse detto lui... Digli un pezzo di merda, ma non che gli dici do fuoco. Il falò lo fa con me, mica con lei. Dopo fatto il falò, lo prendo per mano e ce lo porto io. Poi, io non potevo andare senza di lui. A fine scuola insieme, però. Mamma mia. Non ce la posso fare senza di te. Non gliel'ha chiesto lei perché litighiamo sempre? Perché c'ho le corna lunghe come da qua a Roma? Capito, ma tu sei ripreso tu, quindi non ci scassare la mia. Non sei molto furba a riprendertelo se sei consapevole di tutto quello che ti ha fatto. Se soffri, che giustamente patisci di... Se non hai perdonato, sei sempre lì, è inutile. Sì, è il solito discorso, tutte le coppie. Ci vengo al falò, io sono felice se tu esci con lei, però lasciami. C'ho ragione. Sì, ci sta. Vero. Oppure lascialo tu. Ma fate attenzione, perché per lei ci sono altre immagini da vedere. E voilà. Non è finita qui, è il momento del cavallo. Hai visto che sorpresa che ti ho fatto? È stato proprio carino. Ma come sorpresa, l'ha chiesto lei. Infatti ne avete parlato. Raga, per te. Ma lui è andato a catturare dei cavalli selvaggi. Ma no, ma infatti, ma cosa ha fatto? È tornato. Ah? Cavallo! Cavallo. Vuoi fargli sta sorpresa? Ma non è una sorpresa, te l'ha chiesto lei! Ma fai pace col cervello, ma basta! Mi sta ma sì, ma fai bene, stiamo vivendo uno psicodramma. Tra 10 anni di essere sposato con... Figli, famiglia. Con Anna? Sto per lanciarti la bottiglia addosso. È uno schermo. No, che lancio. Anna è uno schermo. Il mio pensiero quando penso a queste cose sì erano. Eh? Era. Era Anna. È Anna. Ti spacco la faccia. Che roba brutta, raga. Continuo a condannare la cosa perché per passare due pesi due misure. Sto doppio standard di merda. Vaffanculo, no. Queste frasi non le deve dire né uno né l'altro. Esattamente.
per vedere cosa mi sento realmente, cosa sento. La bruciapelo che te senti. Quello che hai visto in barca, direi, ieri. Secondo me se l'hai sentito fin troppo bene. Con le problematiche è difficile essere se stessi. Io vorrei capire questa gente qua che cavolo di relazioni vuole. Sì, che comunque litighiamo. Quello influisce tanto. Perché litighiamo, lo sai? Niente, manca tutto il pre a lui. Cioè, lui le fa le corna. E si incazza perché litigano. Ma... Le hai detto che mi hai tradito 7000 volte? Ci vogliamo bene, è normale. E siamo amici? Però vedi, io sono così. Cioè, perché non posso essere così? Fidanzato. Sì, anche a me ha rotto il cazzo lei, sì. Ma poi scusa, queste non sono neanche nuove consapevolezze, sono vecchie consapevolezze, lei sa già tutto. Ma perché è venuta lì? Boh, lo sai già, chiama Alfano, digli, guarda, da quello che hai detto, ma ci siamo rotti le palle tutti e due, siamo amici, manco ci sfioriamo. Tu comunque c'hai il pisello. Sì, dovevi darti il fiducia, non me l'hai dato. Oh, ciao. E lei che ti ha dimostrato? Beh, mi ha dimostrato in altri modi che c'era. Comunque io mi sono trovato in difficoltà e... Ah, alleluia. E mi ha aiutato. Però non mi posso basare solamente su questo. Ah no? No, evidentemente no. Questo ha ragione, che deve amarti solo perché l'hai aiutato. Cioè, uno deve stare insieme a una persona solo perché gli è riconosciuto. Anche perché lo rinfaccio un pochino, da come parli, cioè, nel senso. Cioè, detto che devi per forza stare lì piantato perché la persona c'è stata in un momento importante. Puoi comunque augurare il bene, il meglio e la felicità a tutti. Anzi, era meglio prendere una posizione e andartene da una relazione che non sentivi tua, piuttosto che prenderla in giro, dirle cose e poi andare con altre, cioè... Che fai, piangi? Ti spacco la faccia. Oh, è rotto. Comunque questo è proprio non dar peso alle parole che dici. Puoi dire che è uno stronzo, una testa di cazzo. Ci sono mille insulti, però una roba del genere. Non viene insultare così una persona in generale. Nel senso, a parte il sentimento. In questo modo proprio non lo direi mai. Con calma si dicono le cose. Respira, sei una principessa. Ma chi? Tu sei una principessa. Sta parlando con se stessa. Ma chi? Maxina, principessa guerriera. Sì, infatti. E quindi si sono creati dei disguidi nella coppia, perché lei non si fida più. Sì, ma noi siamo venuti qua non perché lui si deve trovare una ragazza. Noi siamo venuti qua perché... Non dirlo a me. Lascia perdere. Ti capisco. Però questo non è abbastanza, perché comunque a lui le cose sono mancate. È stato con te perché ti vuole bene e si sentiva in colpa lasciarti. Esatto. Punto. Vuoi sapere cos'è mancato? È mancata Anna in questa relazione. Anna non c'è mai stata. Anna non c'è stata nemmeno per Anna. Ora inizio a parlare in terza persona. Terza persona veramente mi urta la vita. Come Jenny. Su ogni ambito. Io mi sono presa i suoi problemi. Sì, ho capito, ma non te l'ha chiesto nessuno. E poi annullarsi è sbagliato. Due, se lo devi fare per poi rinfacciarlo, non lo fare. Non lo fare. Perché è palese che, cioè, vuoi qualcosa indietro. Cioè, quando fai una cosa del genere non devi volere niente indietro. Lo fai perché lo vuoi fare. Ti deve sedere lui a fianco a me il 21esimo giorno. E lei è combinato male, male, anche nella bontà, perché non riesco ad essere cattiva con lui. Vabbè, gli do fuoco, gli spacco la faccia. Gli spacco la faccia, gli do fuoco. Cioè, non lo so. Sei male. Io ero quasi convinta di alzarsi le mani. Io ora sto dicendo queste cose magari anche in tono cattivo. E poi? Io ti amo ancora. Non riesco a rinunciare a te. Un po' è difficile. Ricordavi. Attenzione, momento di crisi. Sì. Del buon Alfred. Ma cosa? Pisce in acqua, quindi. Vabbè, battesimo. Non ce la fa. Oh, Tania, dimmi i miei che dicono. Ma c'era mio fratello che... Dopo adesso mio fratello non c'è più. Ma non c'è più, mandami. Scusa. Scusa, ho avuto un magone. Sì. Quando ha detto andato a Zurigo, proprio ho sentito che si è esploso. Ma non c'è più. Oh, ascolta, Alfred, vado io sabato a Zurigo, te lo vado a salutare. Cioè, che ti devo dire? Una alla volta, snocciola sti nodi. Guarisci ste ferite, fai via un season. Non ho capito comunque la connection. La black. No, la connection del ho avuto una famiglia disastrata. Beh, questi sono faccio le corna alla mia tipa. Ah, no, lì non c'è un momento introspettivo suo. Cioè, non è. Adesso non è perché si è ritrovato incastrato in una relazione che non voleva. Però lei gli è stata vicino solo. E per lui, per essere riconoscente, è rimasto con lei. Lui stava con lei solo perché le ha fatto non le l'ha lasciato solo. Le ha fatto le corna perché evidentemente lei non gli piaceva. Alfred, che facesse più un percorso interiore. Il cammino, voleva il cammino. Ha iniziato adesso in mare. Che vuole capire se sta con me perché mi ama o perché effettivamente ci sono sempre stata per lui.
Beh, io comunque, cioè, non la prenderei su... Potrebbe essere una cosa positiva, in realtà. Nel senso... Lei dici? Sì. Ok. Cioè, lei l'ha presa in malo modo, ma in realtà la cosa più importante è capire se lui è innamorato o no. Ah, beh, chiaro. Cioè, proprio il punto di partenza. Quindi non so perché si incazza di questo... Perché sono andati lì con la convinzione che lui amasse lei e doveva dimostrarle con un altro che lei motivo. Si poteva fidare di lui. Cioè, che lei è caduta un po' dal pero, scusami, diciamo. Scusami un attimo. Mi incazzo, certo, come se mi incazzo? Sì, no, scusa, sto per vomitare. Cioè, abbiamo un problema più grave. Stavo sboccando sullo schermo. Anna, ho un video per te. Ma è via. Giusto. Non avevamo dubbi. Sentì in questi giorni a capire se quel legame è abitudine o amore. Perché entrambi iniziano con la... Cosa vuol dire entrambi iniziano con la... Ma si sta facendo una lezione di italiano. Abitudine, ma di... amore. Ci sta, dai. È andato un po' più in là. Beh, però possiamo dire che è una tentatrice che sa parlare in italiano. Questa cosa almeno ha un senso, molto... dai. Ma poi fa anche dei bei ragionamenti. Ci sta, ci sta. Cioè, rispetto alle altre mi No, siamo a livello superiore qua. È partita a fare la Sì, era un po' la personaggia. Invece, in realtà... Ci sta. Due, tre giorni. Guarda che poi traducono. Guarda che poi traducono, non è che ti ha detto ti voglio perforare. Non ho capito questa immagine così dall'altro. È un mare veramente da ripulire. Pensate, io non manco me ne ero accorta. Beh, passati al primo piano. Cosa era davanti al primo piano? Madonna. Altri problemi di circolazione? Madonna santa. Quello sguardo trombino. Sì. sì, trombino sì. Ah, lui lo sta facendo la cacca. No, no, si è riattivata. La Black Connection. La Black Connection, la sento. La sente. Lei è comunque veramente felice di fare la tentatrice. Perché magari le piace veramente. Perché un po'. Connection. Secondo me si piacciono. No, non c'è provato. Non che mi schizzi i capelli. Dai Benze. Ma come dai Benze? Non ho detto niente. Ti conosco, non devo guardarti, l'ho sentito no, qua. No, non ho detto niente, niente, solo che, cioè, di flirtare che infantile, sì, quello sì, intendo. Sì. Sono pessimo. Ma uno da tutti i giorni. Sì. Ma smettetela. Cosa ha detto uno da tutti i giorni? Sì, da trombare tutti i giorni. Ma smettila, voglio vedere la sera che c'è la Champions se mi devi cagare il cazzo a trombare. Quando lui dice a me, tu non sei più passionale, ma io non posso essere passionale con una persona che mi tradisce. Beh, vabbè, certo, ma questo... Va bene. Ma hai assolutamente ragione. Ma lascialo però. Allora basta. Non capisco far di finta cosa di perdonare, boh. Ma... Non sapevo neanche che audio usare, guarda. È normale che... Tutti tranne quello. Caso. Per te la sorpresa è anche la possibilità che ti do ogni giorno di recuperare un rapporto. Mi sa che questa sorpresa non la vuole più lui. Ma no, infatti. Beh, anche perché, cioè, scusami, dopo un po' che mi perdoni, cosa devo fare tutto io? Cioè, o mi perdoni, se no mi rompo anche un po' il cazzo. Ma anche perché poi diventa un continuo dover dimostrare, dover fare qualcosa per recuperare. No, diventa un'ansia qualsiasi cosa. Cioè vabbè, magari lui poi non ha fatto niente. Ma sì, no, ma chiaro. Per carità, però... Nel 90% dei casi, però, non è vero che si perdona un tradimento. Sono pochissimi i casi in cui ce n'è, ma sono molto pochi. Ce n'è, ma sono sporadici, perché nella maggior parte dei casi ci si porta avanti delle situazioni del genere. Rancore. Dove non è rancore reiterato, Illusione. Dove significa che non hai perdonato nulla, anzi, non lo perdonerai mai. Vuoi delle continue conferme da una persona che magari non ha neanche più voglia di dartele. Ma esatto. Possibile che lui non riesca ad andare oltre la passione? Possibile che esiste solo la passione? Oh, ma ascolta, ma nel momento in cui tu vedi che lui non va oltre sta roba, forse devi anche tu aprire gli occhi che non è la persona che fa per te. Certo. La butto lì. Cioè, magari ti accorgi anche tu che non è la persona ideale per il tuo essere e quindi lo molli, al di là di che lui sta facendo un altro. Non capisco, cioè, che cazzo vuole? Vuole che lui le dimostri che la ama. Cioè, lui è venuto qua per trovarsi una sostituta. Lui è venuto qua per cogliere la palla al balzo e chiudere punto, questa relazione, basta. Ad oggi vedo una persona che non mi ama nemmeno più, che non sa nemmeno più perché mi ama, se mi ama per abitudine o per sentimento. Poi ci sta che tu cada dal pero, ovviamente, perché ti hai imbrogliata. Però voglio dire, è anche una tonta epocale, perché, attenzione, capisco però, ti dico, ti ha tradito 4-5 volte, vedi che comunque avete dei problemi continui, quindi non discutete, cioè discutete in continuazione, non passate più tempo assieme, vai a Temptation Island, scopri queste cose, è un aggravante secondo me, ma non è una nuova scoperta, una nuova consapevolezza. Se è una nuova consapevolezza per te, è perché hai capito un cazzo negli ultimi anni del tuo compagno, cioè scusami, ma cosa ti aspetti? Però magari non pensava, forse così, che dice... non l'amasse più. Perché quando lui a me dice ti amo, io non rispondo, lui mi dice non mi ami? Io rispondo sì, ma sì, non è ti amo.
No, me la fai risentire? No, aspetta, perché è importante questo. Schiaffi in faccia. Io questo percorso che lui avrebbe dovuto fare dentro di sé non lo sto vedendo, che quando è senza di me si comporta così anche fuori. E quello è il percorso. Per lui no, lo sta facendo, serio? Ma non ti piace il percorso. Esatto, bravissimo. Non è una battuta. Cioè, il percorso lui lo sta facendo, che non è il percorso che volevi tu. Mi spiace dirlo, ma se non ci sei arrivata. Raga, ma vabbè, che avrebbe comunque dovuto essere chiaro. Ma sono d'accordo. Sì, allora, sì, che lui sia... questo è poco. Ma certo. Abbiamo detto che lui sia stato pessimo. No, no, ma io non parlo di, cioè, di sveglia nel senso stupido. Non so, però dico, non ha proprio colto le cose. Cioè, lui è entrato lì. Io che cosa sto vedendo? Una persona che vuole cambiare? No, una... no. Sì, vuole cambiare tipo. Sì, tipo. Bravo. In realtà vuole cambiare. Anna. In questo senso, dici? Comunque la tira tanto fuori, La tentatrice, dico. Sì, sì. Sì, ne... sì, lo fa parlare. Si capisce bene, sì. Sì, bravo. Beh, con tutte queste problematiche così hanno influenzato tutte le nostre... connessione, insomma. Attenzione, sempre connessione. E non era la Black Connection. Ma dire vita sessuale è così brutto, non capisco. Sono tutti tabù, non si parla apertamente di queste cose. Bisogna solo farle sottintendere. Ah, ok. Soprattutto se poi sei donna. Posso resistere a questo contatto fisico? Posso sopportarlo? Non lo so. Queste cose come posso perdonartele? Fili. Ma infatti devi smettere di perdonarle, ma, proprio questo. Ma non le hai mai perdonate poi, basta. Smetterla di fingere di perdonarle. Esatto. No, ma infatti... questi momenti hanno quel sapore di minestrone della mensa. Il ballo di riso. Quello marcia. E ti metterò sto cupolotto. Ma poi stanno lì così. Raga, ma stanno lì a respirarsi addosso. Madonna mia, sa veramente di... Ma già solo da usare il respiro di un altro così, con l'alito che fete. Ma cos'è? Che gente appena conosciuta mi aliti nell'orecchio, madonna. Ti tiro tanti di quei calci in culo. Io vorrei sapere perché non si baciano. Filippo non lo sa. Cosa ne sappiamo? Ancora Filippo, che cazzo vuoi? Io te posso cantare una canzone. Ha paura di andare via? Cioè, per me baciarsi significa essere coerente con i comportamenti. Sono d'accordo. Beh, vero. Stiamo tutti aspettando questo, infatti. Anche perché a me il bacio ad oggi non cambia niente. Perfetto. Allora, qualcuno se ne accorge. Fatelo sapere da Alfred, a me non lo fa. Infatti. Hai un altro video per me? Ti prego, no, basta! Non ne siamo più. Dai, voglio vedere cosa ha fatto DeAndre. Anch'io, sono curioso di quello. E respirano. E si alitano. E si annusano. Cosa pensi? Raga, io posso dirvi una cosa, da uomo. Prendo. Al di là di Temptation Island. Attenzione. In questi momenti qui... che alla fine di se stesso. Dai, pensa che a novembre fai il matrimonio. Dai. Sono già bettato. Ah, che bello! Obiettivamente, dai, raga. Parliamoci chiaro. Devi ficcare la lingua. No, ma dico, un uomo non riesce più tanto a capire la situazione. Io a questo punto direi: non voglio far cazzate. Mi alzo. Mi assento 5 minuti. Seghino, in doccia. No, ma davvero, non è una battuta. No. Almeno allenti la tensione, perché tanto così, a parte dire, vieni qua, il bacino, ti annuncio, fa qui. Cosa risolvi? O dici, guarda, senti, sono fidanzato, ti chiaverei in tutti i modi, ma fammi chiudere prima la mia relazione. O se no, tanto se non riesci a ragionarla così, vatti a fare una sega e vai oltre, cioè, scusa. Cosa pensi? Ma non vedi che lui non riesce neanche più a parlare, è pieno. Pieno, non ne può più. La deve svuotare, dici? No, è pieno nel senso di... Sei molto libera anche nell'intimo. Attenzione. Così dal nulla, cioè chissà che cosa stava pensando. Cioè, hai cilli? Cosa ti ho detto io prima? Perché poi non ragioni più. Sì, pensi solo a quello. Ma sì, ma guarda che io non lo dico per ridere, è così. Nel tuo intimo c'è cilli. Ma ci sono, comunque credo che nell'uomo ci siano due cervelli. Sì, sì. Uno in punta al capo e l'altro in punta alla testa. E l'intestino. Nel mio caso. Ah, non mi cambia niente. Non mi cambia niente se si baciano. Oh. E vabbè, dai. Bacia il naso, ma smettiamo. E il vento. Ma io mi sono stancata. Cioè, non ci vedo. Amore, mai. Ma non ci vedo niente di. Cioè, non. Ma anche noi ci siamo stancati, onestamente. Tu guardalo. E poi capiamo dopo. Cioè, noi siamo venuti qua perché mi devi dimostrare che tutti i tradimenti che sono stati fatti fuori non li vuoi più fare, perché devi fare un percorso di sentimenti. Ma tu l'hai obbligato a fare un percorso di sentimenti? Lui voleva tradire ancora. No, beh. Ma sì, lui voleva tradire ancora, l'ha capito adesso. A lei non ha detto così, però. Vabbè, l'ha scoperto, nuove consapevolezze. Certo. Scusami. Se io devo vedere solo questo, non lo voglio più guardare. Guarda, io. Boh, ci sta, boh, chiudi sta roba, lanciaglielo in faccia, Filippo, e via. Sì, allora. Sì, adesso andiamo avanti.
avanti. Ha ragione. Si parlava solo di sesso, passione. Si parlava solo di questo. Mi stavo annoiando. Ti prego, Antonio, dille, facciamo sesso? Lei ha detto, se non fossi stato fidanzato, mi avresti baciato? Lui ha risposto di sì. Ma poteva rispondere di no. Adesso... è la domanda che non va fatta, esatto. Non la risposta. Non ha senso la domanda. È proprio la domanda che non va posta. Perché la risposta a quella domanda è per forza sì. Ma è ovvio. Cioè, se sei single, perché dovrei dire no? Ma certo. Come stai, Alfred? Sto passando una bella esperienza. Ha le palle che toccano. Diceva, mi sento più leggero, impazzivo. Che toccano la sabbia lì, guarda, che scendono dal trono. Madonna, ha fatto il circuito per le biglie, quello nuovo. Comunque siamo entrati qua, io e Anna, con dei concetti. Dei concerti? Un concetto. Un concetto. Ah, un concetto. Vuole sapere se si può fidare di me? E direi di no. E direi che no, non ci siamo. Mi fermerei qua. Vuoi sapere se ho un video per te? Non ho alcun video per te. E te pareva. Ma ora concentriamoci su un'altra coppia. Oh santo cielo, metto, non togliere il cappello. No, e te l'ho detto. Resta così un po'. No, raga, non ce la faccio. Giulia sta per vedere l'evolversi dell'avvicinamento del suo fidanzato Mirko alla singola Alessia. Chi? Alessia? Che cazzo è Alessia? Mi piace se posso dare una mano. No, allora puoi venire a casa mia a pulire. Tu però, diciamo, la guardi anche tutto uno. Antonio là dietro che è incazzatissimo con Mirko perché la sua tentatrice ha parlato con lui, voglio ricordare. Ah, già, è vero. Guarda come lo guarda. Io ho sentito da lei cose che vorrei io nella mia vita quotidiana. Ma non è questo, amore mio, la vita quotidiana. Su questo lei ha ragione, ma però. Cioè, vabbè, questo lo sappiamo, però. È ovvio che noi, vado, che cazzo? Vado lì a tentarti, ti dico le cose che vuoi sentirti dire. Ma è infatti quello che voglio. Ammazza che... Oh, velocissimo. È bravo, che io devo dire. Ce la faccio. No, raga, non ce la faccio. Ho bisogno. Il cerchio dell'energia. Ce la facciamo. Ero io la matta, la rompipà. O siete che comunque non provavi più niente e non avevi le palle per dirlo. La seconda. Perché io il dubbio che lui non mi amasse più ce l'avevo, ma che non avesse le palle di dirmelo lo sapevo. E allora sapevi tutto. Sai tutto. Ti sei fatta prendere per il culo sapendolo. No, perché io prima amo me. E se amo me, io non mi vedo accanto a lui. Basta. Giulia ha deciso. No. Io devo amare me. Perché e quando ti ami? Io ora mi amo. Nuove consapevolezze per Giulia. Eh sì. Appende la scopa al chiodo. Da rompipalle è finita la pacchia, non ci passo più. Vabbè, da rompipalle comunque. Da questa puntata in poi, perché prima ha fatto tutto da sola, tra l'altro, quindi. Ma poi scusa, lui dice di essere confuso, mentre lei dice che non lo ama più e deve essere lui a lasciare lei. Cioè, mi sembra lei quella con le idee più chiare da quello che si stanno dicendo. Beh, decisamente. Perché la Giulia è cambiata da così a così? Perché la Giulia prima voleva uscire tutte le sere a cena fuori e ora non vuole? Cioè, io ti giuro, nella mia vita non ho mai trovato così tante persone che parlano in terza persona di loro stessi. Non ti voglio mettere in difficoltà io, eh. Lui in crisi, raga. Guarda dietro, l'uomo e il mare. Butta fuori, mi butta fuori. È giusto pure che ora tu ti goda un momento. Però se ti succede, respirala questa cosa. Respirala sta roba, dai. Vi prego. Cioè, inalala, cazzo. Cioè, ma lei prende delle parole a cazzo e le butta all'interno di una frase. Inalala questa situazione. Che senso? Ma che senso? È giusto che ora tu senta queste cose. Per questo ti dico, non reprimerle. Un dialogo che sa di augmentine, veramente. È vulnerabilità. Sono sentimenti, emozioni. Allora sono tanto vulnerabile. Vabbè, lei ha ritagliato palesemente degli articoli di giornale, sai, come i serial kill. Questo va contro questo? Per quale situazione? Perché se è una situazione razionale è giusto seguire questo, ma se è una situazione... Cosa sta dicendo? Ma tanto, quando finiscono io mi sono perso un po'. I suoi problemi non li esprime. Quando lui dice che io sono arrogante... Ma lui gli ha esposto i suoi problemi. Sì, infatti. Gli ha detti anche... abbastanza palesemente. Io non ho voglia di fare niente, non faccio sport, sono noiosa. Cioè, io qui mi sono riscoperta un'altra persona. Ma dove? Ma cosa abbiamo visto? Niente. Cos'è che si è riscoperta? Che è stata solo lì a dire che puliva. Lui soffre. Tenta di esprimersi. Ma soprattutto cosa cazzo sta masticando? Ma lui avrà il tabacco come quello dei... giocatori di baseball. Babe Ruth. Intanto mentre piange per la sua ragazza, comunque una mano sulla coscia. Ma sì, ci sta bene. È Reiki. Ma mai male. Alcune volte mi hanno detto che lei non è la persona giusta. Lui ha capito benissimo, sì, tutto. E gli dispiace. Sì. Aspetta che sono nuda. Così. Come? No, nuda. È nel senso che le sta salendo la gonna. Birimbao.
Birimbau sì qua, non c'entrando, ma non mi riesce il passo. Perché al di là del calcio non sai fare altro. No, brutta questa, oltre al calcio non sai fare niente. Senti, io ti dico una cosa ma non ti dico niente. Pescare le vongole adesso. E via, attelline. Io ti dico una cosa ma non ti dico niente. Tanto un apprezzamento estetico. Tu e lei siete fantastici. Attenzione. E voilà. Valerio ha proprio lanciato. Come aiutare Mirko nella sua. La propria tristezza. Scelti fra 50 milioni di persone hanno preso la perfezione. Vabbè, adesso. Vabbè, godiamoci quanti Valerio. Finché quanti c'è. Bicchieri ha bevuto? Non lo so. Non so manco se c'è qualcosa da te. Dai. La valigia te l'ho fatta io tra un po'. Non avevo dubbi. Allora vai tu a scegliere la maglia da dare a lei. Mi dona la felpa? Io sono del partito che non c'è cosa più sexy di una donna con la felpa, grossa col cappuccio e la camicia. Cosa fa? Oddio, la battezza! Ma non aveva freddo lei? La battezza! Ma guarda il microfono! Allora, vogliamo parlare eroe degli eroi di questo programma! Ma questo non sarebbe possibile senza di loro! Guardalo! Non so come riscaldarci. Non so come riscaldarci, uso il pisello come pietra focaia, certo. Sembra che vado a casa matura. Cosa? Guarda che c'è un catamarano, capito? Sembra che vado a casa matura. Scusate, e un altro lo vorrei vedere subito. Non ho un altro video. Meno male, grazie. Meno male, grazie, figlio. Niente suspense voleva lei. Lui si deve presentare, deve dire a questa ragazza chi è. Facile presentarsi tutto bello e bravo. Non è questo Mirko. Ma Mirko cos'è? Non capisco, perché da un po' che dice sta cosa. Dice che la tratta male. Un mutaforma. Cioè, no, però la tratta male, dice che le ha detto parole brutte. Dille. Parole brutte, ma veramente brutte. Ma veramente, vai. Così ha detto. Così ha detto. Io mi sono presentata di là con difetti prima e poi pregi. Pochi, però me li sono trovati qualcuno, perché lui mi fa sentire così. Scusa, io non ho capito, ma lei pretende che lui si presenti a una tipa nuova dicendo guarda io sono un pezzo di merda, non lavo per terra e anzi appena hai spolverato ci cago pure sopra il tuo comò. Ma scusa, ma è la domenica, vado a giocare a calcio sempre. E non ci sono cazzi, punto. E non mi cagare la minchia con i tuoi programmi di fava durante la settimana. Si guarda quello che voglio dire, cioè questo vuoi? Lui deve avere le pacche di presentarsi per quello che è. Capito, però a noi come sempre mancano dei pezzi. Cioè. Lei non parla, ma lei non ha fatto cose completa, così. Manca, dai. Lei ha tirato fuori una barcata di robe quando, sì, a quando caso doveva poi rispondergli. Caso, sì. E poi però sono rimaste tutte così. Sì, sì, incompiute. Appese. Tutte appese, sì. Mirko. Ciao Filippo. Quindi vedremo qualcosa stavolta. Eh sì, Mirko la vede, mi sa. Però no, aspetta, perché questa cosa è appena successa teoricamente. Vabbè, montato in fretta il video. Li voglio recuperare questi 9 anni. Non le voglio buttare via. Lui li vuole recuperare. Certo, l'ha detto. Lo ribadisce. Eh no, pensavo fosse un po' cambiata la situazione. Anche se il mio primo pensiero è lei. Sì, ci credo. Ci sto. Si vede. Video per me. Non ho alcun video per te. Vabbè, non l'hanno montato in fretta. No. Vorrei che lei con qualcuno si aprisse un pochino. Lui vuole vederla proprio che fa qualcosa con qualcuno, per vedere se prova qualcosa. Per quello che sta dicendo forse meglio non la vedi per adesso, eh. Entrando in questo villaggio ho trovato un problema, quindi in questo momento ho un altro problema. Che qua il problema ce l'ho io. Che problema hai tu? Lo è loro! Sono loro il mio problema! Lo è loro! Non so neanche più parlare! Non vedi che ogni puntata che arrivo qua... Regredisco! Regredisco e perdo i neuroni! No, raga. No, raga. Si è appena aperto il video, aspetta. Ma è lei quella del ballando? Sì. Mica sanno ballare bene, rimorchiano al doppio. È vero. Noi stavamo aspettando che Michele iniziasse a fare il ballerino. Ah, ok. E mi sa che qua ci siamo. Ormai sta imparando a girare, bro. Sì, sta imparando. Ma guarda come si chiama lei? Michelle. Oh. Ma... Raga, ho visto il futuro. Vero. Tuo prototipo di ragazzo esteticamente com'è? Ho fatto un'esterna. Ho fatto un'esterna? Cioè no, non è un'esterna, stanno mangiando in un... Sì, infatti. Tavolino lì davanti. Ma tra l'altro cosa? Tipo un cake? Cosa sono? Quelli che rimangono intuppati qua. Se vediamo adesso fa così col dito sul palazzo. Era un po' un cake. Quelli che non serve il latte, devi usare la nitra di C per mandarli giù. No, che ti magari ti vesti con la retina e lo scotch sui capezzoli, la X. Penso che due persone si devono capire. Devono essere compatibili. Non siete compatibili. Cioè, se non ti piace come lei è, come si esprime in questo caso, come si veste, come si atteggia,
Non la puoi cambiare a tuo piacimento e lei non deve cambiare perché a te non piace. Se non vi piacete, ognuno per la sua strada. Io sono insicura, voglio vedere se lui ha qualche reazione, se io faccio questa cosa. E magari all'inizio ci sta anche, capito? Però non è che dopo 2 anni ancora continui, capito? Va messo per forza, capito? Ma hanno la sindrome di Tony F tutti quanti. Il troppo stroppia, capito? Sì. Ah, è troppo quello che faccio io? Non faccio più un cazzo a posto. Effettivamente quello che abbiamo visto qua... Da una parte era tutto ok, poi verso la fine è stato un po' too much. Inizia il gioco, ragazzi, per me. Non vede, cosa faccio vedere? Cosa fa vedere? Credo che Millie non si terrà più. Se, lo scotch sui capelli. Lo toglie. No, vabbè, non ci posso credere. Ah, oh, l'hai visto? Immaginavo. Cioè, non si può prendere coda, non è successo nulla. Ma poi lui è andato a prendersene comunque una anche lì, l'opposto di quello che è la sua ragazza. Cioè, sì, ma è andata sì, ma l'ha andata a prendere per parlare di Millie, non ha fatto nient'altro. Eravamo andati in un posto, mi ero messa una canottiera trasparente con le X sui capezzoli. Stata, vuoi scommettere che lui in quel modo l'avrebbe guardata? No. Ma sì, che la guardava. Non penso. Dalla ragazza che si è scelto come tentatrice... Che è tutto fuori. Secondo me non l'avrebbe guardata, avrebbe detto anche di quell'altra. Che esatto, era deficiente. Perché non gli piace quella, sì, tipologia, non piace quella di tipologia di ragazze. Di ragazze lì, sì, è vero, vero. La trovo eccessiva, ecco. Raga, ve lo giuro, se la mia vita l'ha mai fatto. Ma sì, ma non mi interessa. Lei non penso che sia stata molto diversa da come ora, nel corso della loro relazione. Cioè, se l'è scelta così, Ah, certo, certo, certo. Vuoi sapere se ho un video? Sì, anche due, secondo me. Ho un video per te. Immaginavo. Immaginavo. Allora, io vorrei vederti con questo qua. Ah già, perché nella scorsa puntata c'erano anche loro insieme. Come coppia. Ma ecco chi erano gli altri due. Sì. Sì. E anche te ti mando un po' in tensione, sinceramente. Sì, un pochettino, sì. Però male, dai. Ma alcuni sono trasparenti. Che pochezza. Non so chi è il disagio più... In questo momento? Sì. Ma secondo me tu? Sì, sicuramente. Sì. Fa che caldo. Bene, non ce la fa più. Ah già, che lei ha detto che non riesce a parlare con quelli da cui è attratto. Allora, io ho scelto 3 fragranti. Oddio, no, già, qua. C'è pure la profumeria qua. Molto buono. Ma lui è appena arrivato da fare il pane, non ho capito. Alex il panettiere. Io devo rimanere al mare a fare il morto, ma il morto per davvero. In fondo al mare. Cosa dice il tuo sesto senso? Non c'è bisogno che guarda, capisco. Cos'hai capito? Cosa pensi? Cos'hai capito? Dimmi cosa hai capito. Ti dico se hai capito bene. Tu dimmi cosa hai capito, che io ti dico se hai capito. Siamo a questi livelli, signori. Perché? E poi non si dicono niente. E poi non si dicono niente. È tornato che il gusto di Augmentin. Hai un altro video? No, non ho. Meno male, grazie. C'è qualche video? No. Nessun video. Vabbè, ma lui non ha fatto. Cioè, no, mamma. So come Michele, è sempre stato un traditore, ma sempre trattato male. Un traditore. Ma come traditore? Ma quando è uscita questa cosa? Hai fatto le corna? Ma che faccio? Io ormai ci sono talmente tante corna. No, non sono ancora uscite cose. Ma io non capisco. Quindi io non dimostro che ti amo quando ti ho accettato i tradimenti diverse volte. Beh. Ma ce la siamo persa. Ah, ma allora abbiamo una nuova prospettiva. Non me lo ricordo. Ma ha troppe corna sta stagione. Non ma capisco balzato, chi ha. Ma chi... io ho balzato proprio. Anch'io ho balzato. Sai che c'è studi Luma questa edizione. Gran nervosismo nei suoi confronti. Io non capisco perché c'è sempre sta ciocca che è più bella, più liscia, più lucida. Maria Verginissima. Maria Verginissima, cosa sto ascoltando? Passa da un discorso all'altro come Matt, comunque. Ma io potrei già essere sotto la doccia e poi a letto. La capisco, è una... Ha messo una virgola e ha cambiato tutto. Overthinking. Vi abbiamo anticipato una forte reazione di Valerio dovuta a delle immagini viste nel pinnetto. Ecco. Vogliamo vedere anche noi. Tutto inizia una mattina in cui Valerio sembra avere un momento di forte riflessione. Con una sedia attaccata alla schiena, così. Cos'è uno zaino sedia? Va bene, ok. Attimo suo, ci sta, glielo passiamo. La spaccano. Sulla mucillagine. Lì! La voglio lì, la voglio! Come le nonne che si siedono in punta alla spiaggia. L'uomo e il mare. E passeggio dentro. Lui sta visionando la casa che vorrebbe. Ma che non ha perché deve stare a Roma. Sta pensando a Brindisi, è solo. Vero. Batti un colpo. Raga, ma questo sono io quando che dobbiamo vederci, non so, 5 siamo minuti bellissimi. Di uno seduto. Che guardiamo sto tizio seduto. Cioè, e ci stiamo aspettando, stiamo attendendo qualche svolta. Ma intanto tu ti fermi e guardi il tuo corpo da fuori, sì, e ti chiedi, sì, ma sì. Che lavoro sto facendo? Sì. Attenzione! Lì, ecco. Raga, ma
Un misto tra cinema francese e cinema polacco. Comunque non l'abbiamo mai visto un uomo con una sedia nell'acqua. È un messaggio. Qua secondo me è teatro sperimentale. Molto sperimentale, fin troppo forse. Cioè ti ritrovi che hai 45 anni, 43 in anni, un 40, in un attimo. Per questo ho detto ora la voglio prendere la decisione. È il momento che Diandra la prenderà? Che sguardo. Mi mancherà Valerio comunque, sì, devo essere onesto. Sì, sì, sì. Magari potrebbe essere felice con una persona invece differente da me e vivono la loro vita serena, tranquilla. Beh, raga, vogliono cose diverse. Tu stai anche pensando, immedesimandoti nel momento in cui sì. tu, lui ti dovesse dire no, tu sì. vieni giù, forse sì. non niente. Sì. Beh, ma lei l'ha già presa questa decisione. Wow, niente. Infatti. Ma lui lo sa anche. Ma finirà che lui rimane a Roma? Mi sto immedesimando come se adesso io non avessi davvero lui. Cioè posso sopravvivere ugualmente. Anzi, magari trovo una persona che la pensa più come me. Hai già le risposte. È diventato un accessorio, Valerio. Se c'è, se non c'è, sti cazzi. Una cintura è diventato. Io ora qua sto bene senza di lui, devo dire la verità. Vabbè, Diandra è proprio andata avanti allora, ragazzi. È importante perché riesco a capire che magari effettivamente posso star bene anche senza di lui. Vai, Vale. E niente, boh, è finita. Chiamami il falò. È finita, eh sì. Vale. Voglio il falò immediato, eh. Eh sì. Ah. Posso dire, ha ragione, nel senso, ha capito tutto. Quindi ora starà, bisognerà solo scoprire se lui dirà voglio restare a Roma. Certo. O me ne vado. O io me ne vado e ciao. Ci stanno altre spiegazioni da darci, eh. No, c'ho quindi voglio il falò, voglio il confronto con Diandra immediatamente. Ognuno se ne va per i cazzi suoi. Ah, perfetto. Ok, ci ha anche dato la risposta. Sappiamo già. Ottimo. Poi bisogna vedere se la dà anche a lei, però. Già fatto. Alla vista che sta meglio e non cambi. E allora a sto punto diamogli quello che vuole, no? Quanto ci mancherà. Con le nate doti del leader. Ci mancherà veramente tanto. Qua era, qua. Ci mancherà davvero tanto. Chiaro, dico sì, Magno, a 44 anni non ci stanno bisogno di troppe parole. Interpreti, fai, basta. Infatti potevate farvelo a casa vostra. Infatti, senza abbuffarci. No, ma io ti ringrazierò sempre di essere venuto, Valerio. Sì, guarda. No, gran personaggio, poi che è veramente sexy. Guarda, guarda. Cioè ti rendi conto che stiamo perdendo. Lui è il capo della baracca. Cioè, per tre puntate senza Valerio. Devi venire. Lei viene, eh? Sì, viene. Ma sì, anche lei, perché lei sa già. Sì, lo so, non è che mi aspettavo altro, non però dico, magari aspetta qualche altro giorno. Aspetta! Ma cosa deve aspettare? Ma non a sé, ma cosa dice quello? Mi darà diversamente, invece di pensare a lei. L'ho già vissuta, sono 7 anni che la vivo. Madonna, ma che stile, che profondità, che classe. Che classe. Cioè, incredibile. Oh, ci vediamo a Napoli, ci vediamo quando ci vai. Volevo giù, non lo so. Ma sta io non sto qua, vi giuro, non sto qua, vi nessuno. Io, finalmente uno che è andato lei dice, non è che sto qua dentro 21 giorni a giocare, a stare a annusare le persone. Bravo. Prendendolo per il mento, in quella frase lì, lui gli ha detto, io ho già fatto queste cose che voi state facendo qui dentro. Esatto. Ma certo. Non ho bisogno adesso di fare il farfallone. Ma è mica un ragazzino, chiaro. No. Raga, Alfred è duro, che è duro, roba. Madonna, è un guarda troppo, che roba, signori, ma sta in piedi aiutatelo, come la bambina DeLonghi nel mio sgabuzzino, mica è così, è dritto. Maschera di cera. Mica veramente. Io non mi muovo e sto bene senza di lui, cos'altro devo aspettare? C'hai ragione, vale, boh. Ci hai provato a fare quello che tirava la corda e non ha funzionato. Diandra, le parole vanno interpretate, ma vanno interpretate soprattutto le modalità con cui le dice. È una scuola di vita! Tutti a scuola di vita da Valerione! Grande Valerione! Che roba! Quando c'è da prendere una decisione, devi essere uomo. Anche se fa male, non è che mi fa piacere, eh? È un dispiacere. Allora, posso dirti una cosa? Va bene, ok? Lui sta facendo una questione anche di orgoglio. Dici, io ho 44 anni, sono uno... Ma questa è lotta di classe! Lei è imprenditrice e tu sei il posto fisso! Questa è lotta di classe! Sono temi più importanti! Cazzo! Sì, non lo sapevo. Sì. Sono temi più importanti! Questa è lotta di classe! Il momento. Vestito come ragazzi, un portiere. Che classe. Mamma mia. Ma questo è charme 100%. Mi farate a camminare, ragazzi. Ma io non riesco a lasciarlo andare. No, guardate lì. Secondo me lui faceva il modello. Mano Filippo adesso stretta sicura. Finisce qui il terzo episodio, la terza puntata di Temptation Island. Meno male. Big Nick. No, raga. Oddio, ti ho scioccata. Guarda, Anna, non guardare qui, veramente. Quella è appena uscita dal bagno. Uno dei vostri fidanzati ha richiesto il falò di confronto anticipato. Uno
uno dei maschi. Ah, beh, lui. Vabbè. Niente. Insomma, dai, perché l'avevo già dato per scontato che gliel'avesse detto.